bentornati a una nuova puntata di Chef per Passione. Oggi sono addirittura con il timer perché mi sono data una sveglia e mi sono impostata un timer. Quindi oggi forse non passeremo la puntata a chiedere i tempi al regista. Oggi prepareremo una ricetta, aspettate che devo capire, guarda di qua. Oggi prepareremo una ricetta che io preparo spessissimo quando siamo di corsa, arriviamo a casa tardi, non abbiamo tanto tempo. Devo dire che per me la preparo un po' diversa, ma poi vi spiego perché. Però si prepara in pochissimo tempo, è facilissima e anche per chi è a dieta va bene. E prepariamo la carne alla mediterranea. Questa ricetta potete farla anche col petto di pollo se volete. Noi oggi la facciamo con la carne di vitello. Ora vi spiego perché. Vado a portare la padella da Mimì e Cocò che me la tengano. Mi raccomando, fate i bravi. Aspetta che li giriamo un pochettino così magari ci guardano. E torniamo alla nostra postazione per prendere la carne di vitello. Perché la carne di vitello? Perché va benissimo anche quella di manzo, però quella di manzo secondo me rimane un pochettino più dura facendola in questo modo. Invece se voi comprate quella di vitello magari è un pelinino meno saporita di quella di manzo, però siete sicuri al 100% che vi rimane morbida. Quindi carne di vitello. Adesso prima di andarla a tagliare butto la spazzatura nella carta. Carta, giusto, ok. A questo punto, non devo dire a questo punto, però va bene lo stesso, Marco mi perdona, prendiamo i pomodorini che io per far prima ho già lavato, li iniziamo a tagliare a metà e li andiamo a mettere adesso nella padella che intanto accendiamo. Ecco, cerchiamo di capire una cosa, che io sono imbranatissima, come avete capito, con le pentole a induzione e le padelle a induzione. Quindi io devo ancora cercare di capire un pochettino come funziona questa cosa. L'ultimo, un paio di volte fa, forse adesso non mi ricordo quando, abbiamo bruciato tutto, però devo imparare a usare queste padelle e mi sopporterete ancora per un paio di volte, vero? Un paio basteranno? Chi lo sa? Comunque, nel frattempo, intanto mentre stavamo chiacchierando, io ho continuato a tagliare i pomodorini, mentre la padella si sta scaldando, spero. E andiamo a prendere nella nostra dispensa là dietro, aspetta che finisco di tagliare i pomodorini e ora vado a prenderlo, l'olio all'aglio, che io non so se chi ha seguito le puntate scorse si ricorda, ma l'abbiamo preparato, così per modo di dire, qualche puntata fa, adesso non mi ricordo neanche quante, però adesso ve lo vado a prendere e vi faccio vedere, perché noi abbiamo preparato questo, che di fatto ci avanzava un pochino d'aglio, non sapevamo cosa farne, metterlo in frigo così ci veniva a puzzare tutto il frigo, allora l'abbiamo messo in questo boccettino qua con del normalissimo olio extravergine di oliva e l'abbiamo lasciato lì una settimana. Ora in televisione non è possibile sentire il profumo, ma vi assicuro che se aprite il tappo da qui si sente un profumo meraviglioso, a chi piace l'aglio ovviamente. Quindi a questo punto noi non mettiamo olio e aglio insieme nella padella, ma mettiamo solo direttamente questo. La padella praticamente è già quasi calda perché questa arnese scalda tantissimo, io la abbasso un pochettino, devo imparare questa cosa della induzione, e metto a cuocere i pomodorini. Nel frattempo io guardo il mio timer, che non si sa mai. Metto a cuocere i pomodorini, mentre cuociono i pomodorini vado a tagliare la carne, che andiamo a tagliare a filettini in questo modo. Potete anche farvela tagliare tipo uccelletto, però onestamente secondo me tagliata troppo sottile non rimane tanto buona. Magari cuoce due minutini in più, però fatevela tagliare un pochettino, cioè tagliatevela voi, anzi vi fate fare tre bistecchine, quello che è, e ve la tagliate voi, perché altrimenti fatta l'uccelletto è troppo sottile e boh, non lo so, a me non piace, rimane un po' più duretta. Questa carne qui, quando io vi dicevo che la faccio per far presto, quando ho poco tempo, aspetta che si giriamo un po', che già che vedo la ripresa che mi hanno ripreso i pomodorini, magari li vado a girare un secondino.
Questa carne, vi dicevo, io la faccio quando ho poco tempo, non ho tanta voglia di cucinare, non ho tanta voglia di sporcare troppe padelle. Però per me, purtroppo, sappiate che io alla fine di questa ricetta non potrò assaggiarla. Perché purtroppo io non posso mangiare il pomodoro, quindi farò questa ricetta e ahimè vedo tutti già disperati qua davanti, voi non li potete vedere ma io sì, vedo tutti già disperati perché io non potrò assaggiarlo e quindi ne rimarrà molto di più per loro. Purtroppo bisogna far così, quindi io non posso mangiare il pomodoro. Quando la faccio per noi a casa io sostituisco e non metto il pomodoro ma ci metto qualcos'altro. Comunque, bando alle ciance, come si dice, qua andiamo a vedere come stanno i pomodorini, ma mi sembra che stiano bene. Il timer, siamo a posto ormai, con questa cosa del timer ci siamo assolutamente attrezzati e non chiamo Marco ogni 2 secondi, quindi è molto meglio. Quando abbiamo finito di tagliare la carne, andiamo a prendere, anzi no, forse l'ho già presa, sì, la farina, perché andremo a infarinare la nostra carne. Aspetta che giriamo un po' i pomodorini. Olle! Questa cosa mi sarebbe piaciuto farla, aspetta. Adesso lancio pomodorini per tutta la cucina. Però mi diverto un sacco. Tra l'altro i pomodorini sono già volati in tutta la cucina perché quando sono arrivata ho appoggiato il sacco della spesa con i pomodorini e si è aperto il pacco dei pomodorini e sono scesi i pomodorini per tutto lo studio. E abbiamo rincorso pomodorini per un quarto d'ora, però poi li abbiamo lavati, giuro. Dicevamo prima che mettiamo in una ciotola un pochettino di farina e ci mettiamo dentro la nostra carne di vitello, vi ricordo. Questo, ma insomma, magari qua c'è un po' di grasso, lo togliamo. Più che grasso è un nervetto, perché il grasso a me della carne piace, ma il nervetto magari no. Mettiamo un po' di farina. Infariniamo anzi un pochettino la carne in questo modo e vediamo un pochettino come sono messi i pomodorini, ma direi molto bene, ci siamo. Adesso andiamo a mettere la carne nella padella, scrollate magari un pochettino di farina in eccesso perché altrimenti poi è troppa, e le mettiamo a cuocere insieme ai pomodorini. Cosa dite, alziamo un po'? Sì, alziamo un po' e vediamo come butta, perché a me devo ancora capire bene come funzionano, però cerchiamo di capire. Mi raccomando di scrollare un pochettino dalla farina in eccesso, altrimenti è veramente troppa e vi viene un po' un pastone nella padella. Come vi dicevo, io la carne l'ho tagliata abbastanza spessa perché preferisco, secondo me rimane più morbida. Se volete potete anche tagliarla un pochettino più sottile, Ovviamente cuocerà molto meno. Questa ricetta potete farla sia con la carne di vitello come abbiamo comprato noi stamattina, cioè noi, io poi l'ho comprata stamattina dal macellaio e me l'ha tagliata proprio a fettina normale, poi ve la tagliate voi a casa, oppure potete anche, aspetta che giriamo un pochettino, oppure potete anche farla con il petto di pollo, viene buonissimo anche col petto di pollo e tra l'altro potete anche lasciarlo intero se volete il petto di pollo. Ovviamente cuocerà un pochettino di più, però viene buonissima lo stesso. A questo punto vediamo un pochettino se è abbastanza alto, ma direi di sì. Prendiamo il sale, sarà sale stavolta. Io tutte le volte che prendo un barattolo da là dietro mi sbaglio con sale e zucchero. Ora magari lo assaggio con la mano piena. Meno male che l'ho assaggiato. Cioè, adesso magari compriamola un'etichetta, spendiamoli questi 2 centesimi per un'etichetta per lo zucchero e mettiamo il sale. Lo assaggio? Non si sa mai. Sì, ok, ora è sale. Sì, direi che questo investimento di un'etichetta per la carne, si può, per lo zucchero e il sale si può fare. Aggiungiamo il sale e sfumiamo con un po' di vino bianco. Voilà. Tra l'altro questa ricetta la faccio talmente spesso che non mi serve neanche guardarla oggi. Non devo neanche andare a vedere i minuti. Ah, però guardo, perché la cammi da lì vede anche i minuti da lì. Vedi? Quindi sono bravissima.
Direi che abbiamo ancora 2 minuti, quindi possiamo vedere la carne che inizia a cuocere e come vedete, non so se si vede, sì brava grande, se si vede, si sta già formando la cremina, però io imbranatissima con questa cosa induzione, forse l'ho messa un po' troppo alta. Quindi adesso l'abbassiamo, io stavo cercando questo. Dici che va bene per girare? Io dico di sì, sì. Adesso la carne si sta tutta bella cuocendo e la farina sta creando la cremina. Secondo te se provo a saltare con tutta sta roba dentro cosa succede? Che la lancio sul soffitto? Sì, ci proviamo, eh. E là! Dai, sembro quasi vera. Sembra quasi una cuoca di quelle serie. No, però vabbè. Dai, però mi riesce, eh. Sai che mio marito sta cosa tra l'altro non la riesce neanche a fare. No, neanche tu, neanche lui riesce a farla. Tu riesci a farla? Lei sì, Claudio? Sì, vedi. Niente, Marco, sei in minoranza con Simone, adesso ti porto Simone perché lui è un sacco invidioso quando io faccio questa cosa. Adesso dovremmo aggiungere un pochettino di pepe. Mi sa che me ne è caduto un po' tanto da una parte, però abbiamo pareggiato perché dall'altra parte non l'abbiamo messo. Quindi giriamo di nuovo al mio modo strabello, aggiungiamo ancora un pochettino di vino bianco. Ora, se il pepe l'abbiamo messo, sì? Sì che l'abbiamo messo, sì sì, ho messo il pepe. Ah, sai che cos'è che potremmo anche aggiungerci? Un pochettino d'origano, però non so se ce l'ho. Ce l'ho l'origano? Sì, ho l'origano. Allora, intanto vado a prendermi l'origano, però ora che ci penso forse potremmo metterlo anche dopo. Vabbè. Adesso inizio a, cioè continuo la cottura della carne, andiamo in pubblicità e ci rivediamo dopo che finiamo e aggiungiamo capperi, olive, pinoli e origano che mi è venuto in mente adesso. Quindi rimanete con noi, ci vediamo dopo. Siamo tornati dopo la pubblicità e con questo sughino favoloso che si è creato mentre c'era la pubblicità e noi continuavamo a farlo cuocere. Questa carnina, come la chiama la mia biscotta, è super veloce e buonissima. Vi assicuro che se la provate una volta, poi la farete sempre. Tranne io, perché io, poverina, non posso mangiarla perché c'è il pomodoro. La potete fare anche senza pomodoro, non muore nessuno. Comunque, adesso andiamo a prendere gli ultimi ingredienti che ci serviranno per terminare la carne alla mediterranea. Quindi vado a prendere le olive, che le abbiamo messe qua. Quindi mi prendo le olive e torno indietro. Adesso andiamo ad aggiungere... Aspetta che adesso devo aprire il barattolo prima di tutto. Prima di aggiungere, apriamo... Ah, ok. Ho aperto il barattolo di uno e vediamo se riesco a aprire il barattolo dell'altro senza aiuti dall'esterno. Sì. Andiamo ad aggiungere... i capperi. Cosa succede? Andiamo ad aggiungere 2 capperi e... un pochettino di olive taggiasche. A me piacciono di più taggiasche, quindi le aggiungo taggiasche. Se potete, ovviamente, mettetele senza nocciolo, perché poi quando vanno a finire nella carne, se no è un po' noioso togliere i noccioli a tutto. Quindi se riuscite, mettetele senza nocciolo. Comunque, se le avete solo con nocciolo è lo stesso. Mettiamo ancora un pochettino di capperi, perché a me piacciono. E poi aggiungiamo, aspetta che chiudiamo i barattoli, magari un po' meno stretti di stavolta perché altrimenti la prossima volta non li apro più. Mettiamo un pochettino di pinoli. I pinoli stanno bene dappertutto, niente, sono troppo buoni. Allora, mettiamo un pinolo qua. Mettiamo, visto che in questa ricetta non posso mangiare, è inutile che mi guardi così, non posso mangiare in questa ricetta, 2 pinoli me li mangio. Quindi, mi mangio 2 pinoli. E gli altri li vado ad aggiungere nella padella insieme alla carnina che ormai è praticamente pronta. Andiamo ad aggiungere l'origano, che però forse non abbiamo mai aperto. No, sì, l'abbiamo aperto. Aggiungiamo anche un pochettino di origano. E ora andiamo a controllare anche
il sale. Perché, però, come faccio a controllare il sale? Questo è una cosa interessante, perché come faccio io a controllare il sale che non posso assaggiare questa carne? È una cosa, se avete idee fatemele sapere, perché non ho idea di come farò assaggiare la carne. Niente, non l'assaggio, quindi ci aggiungo un pochettino di sale, così, a sentimento. No, mi dice di no Camilla, non l'aggiungo il sale? No, va bene, se poi è sciapa però non ti offendere. Quindi, vediamo un pochettino, qua direi che la carne ci siamo quasi, quindi diciamo i tempi di cottura e gli ingredienti per preparare la carne alla mediterranea. I tempi di cottura saranno, diciamo all'incirca, dipende quanto grossi fate i pezzettini di carne, però in linea di massima variano dai 15 ai 20 minuti a esagerare proprio, non di più ragazzi perché sennò diventa dura. Invece gli ingredienti dovreste vederli qua, sono per 4 persone ovviamente, sono 800 grammi di carne, che sia carne di manzo, carne di vitello, petto di pollo, quello che vi pare, forse anche il pesce secondo me, però allora il tempo di cottura un po' meno, va bene qualsiasi tipo di carne, sono 800 grammi perché sono circa 200 grammi a persona. Pomodorini 10, 15 circa, poi servirà un pochino di olio all'aglio oppure un pochino di olio extravergine di oliva e uno spicchio d'aglio, un pochino di vino bianco, olive taggiasche snocciolate, capperi, cosa ci abbiamo messo poi? Origano, sale, pepe, basta, ci siamo dimenticati qualcosa? No, li abbiamo detti tutti, mettete. E vi ricapitolo anche un secondo come li abbiamo fatti. Abbiamo messo prima in padella, aspetta che faccio un attimo la chef vera. Da chi mi guarda? Tu, ok. Vai che faccio la chef vera, pronti? Uepa! Hai visto? Guarda che sembra vera. Allora, ricapitoliamo come abbiamo fatto questa carnina. Super veloce, perché poi io sto chiacchierando, ma qua è già pronta. Cioè, io volendo potrei anche assaggiarla, ma non posso. L'abbiamo fatta come? Abbiamo messo un pochino di olio extravergine d'oliva con l'aglio oppure il nostro olio all'aglio. Lo mettiamo nella padella e facciamo andare i pomodorini per qualche minuto mentre andiamo a tagliare la carne. Mettiamo a rosolare un pochettino la carne infarinata, sfumiamo col vino bianco, poi abbiamo aggiunto olive, capperi, pinoli, origano, basta. A questo punto io vado a prendere un piatto. Vado a prendere un piatto e giuro che, visto che è salata questa ricetta, non l'ho preso rosa, perché ho sta fissa io del piatto rosa e metto piatti rosa da tutte le parti, e invece questa volta ve l'ho preso bianco perché la ricetta è salata e quindi l'ho preso bianco. Andiamo a impiattare. Sarà pronto? Non posso assaggiare, è una cosa tremenda questa cosa che non la posso assaggiare. Lo riuscirò a capire dal profumo se manca il sale? No, eh? Come faccio? Vabbè, niente. Allora, secondo me è cotta. A questo punto andiamo a metterla nei piatti. Cioè, non so se... Scusa, dove sei? Vieni. Non so se avete notato che sono riuscita a non bruciare con le pentole induzione. Un applauso alla Luisa. Grazie. Me lo faccio... Grazie. Non l'ho bruciato, però se continuo a fare questa cosa finisce che si brucia. Quindi adesso magari lo togliamo e andiamo a impiattare, prima che arrivino le cavallette di là. Andiamo a impiattare questa cosa, anzi la carnina alla mediterranea, come la chiama biscottina. Andiamo a impiattare la carnina. Cerchiamo di impiattarla un po' bene, perché va bene che non siamo super chef, però insomma bisognerebbe impiattarla in un modo un pochettino più carino. Io non è che sia proprio il drago dell'impiattamento, eh. Tra l'altro volevo dirvi che è vero che molti di voi magari non mi conoscono ancora, ma ci conosceremo, perché il mio blog si chiama Allacciate il Grembiule. Perché? Perché è per me un po' come dire, visto che io ero e sono tuttora imbranatissima un po' a cucinare, nel senso che
a volte brucio la roba, faccio un po' dei disastri. Allora, per me allacciate il grembiule è un po' come rimboccati le maniche, no? Cioè, rimboccati le maniche, dai, su, allacciati il grembiule, provaci, no? Così almeno, insomma, per farvi capire che un po' lo possono fare tutti. Se ci sono riuscita io a cucinare, che avevo difficoltà a mettere il sale nella pasta, e ce l'ho ancora. No, non la azzecco mai una volta, mai, mai in vita mia è riuscita a azzeccare il sale nella pasta. Però, vabbè, questa era una cosa tra di noi, non la diceva nessuno. Niente, sono riuscita quasi a impiattare, però è un po' bruttino perché c'è la macchiolina, quindi magari la andiamo a pulire con lo scottet. Prendiamo questo, perché insomma, adesso mi toccherà far venire gli altri, perché io non posso assaggiarlo. Niente, il momento di assaggio mio, questa volta dobbiamo saltarlo, mi dispiace. La carne alla mediterranea però è pronta. Adesso prendiamo la forchetta, io non lo assaggio, pazienza, ma vi do appuntamento alla prossima puntata, ci vediamo domani. Ragazzi, è pronto, venite a mangiare voi, va? Ah, come dovete mangiare voi? Vabbè dai, prima mangiate voi, poi chiamiamo loro, ok? Niente, non è ancora finita allora. Va bene, forchetta, chi è che assaggia?